All'edizione 2011 del Computex di Taipei è iniziata una nuova era per gli appassionati di videogiochi. La serie Asus Republic of Gamers punta a superare le aspettative dei gamer più esigenti, con prestazioni estreme e funzionalità mai viste prima. Grande protagonista è G53 SX, l'innovativo notebook Asus con schermo LED da 15,6 pollici che permette di visualizzare immagini in 3D stereoscopico Full HD senza bisogno di indossare degli occhialini. Ha una CPU Intel Core di seconda generazione che raggiunge i 2.9 GHz in modalità turbo e grafica Nvidia GeForce GTX 560M con ben 2 GB di memoria dedicata. E per chi desidera una diagonale più ampia, ecco il nuovo G74, con schermo da 17 pollici e sistema di raffreddamento completamente riprogettato. Per la parte desktop arriva ROG CG8565, il nuovo PC ad alte prestazioni di Asus per applicazioni gaming. Il design è ispirato ai caccia stealth, ha un processore Intel Core i7 con chipset Z68, grafica Nvidia GeForce GTX 590 a doppia GPU, audio Asus Xonar e tasto Level Up per l'overclocking del sistema, che porta la frequenza del processore fino a 4.2 GHz. A tenere sotto controllo la temperatura ci pensa il raffreddamento a liquido di serie. Non mancano le novità sul fronte componenti. La motherboard Asus Crosshair 5 Formula è la prima scheda ROG pronta a supportare le future CPU AMD AM3+. A chipset AMD 990FX, BIOS UEFI, l'audio Supreme FX X5-2 e la tecnologia Intel Ethernet con Gamer First che migliora le performance durante il gioco online. Supporta lo SLI a tre vie, il Crossfire X e naturalmente i tool di overclocking ROG per spremere fino all'ultimo megahertz dal proprio sistema. L'equivalente per chi sceglie una CPU Intel è Maximus 4 Extreme Z. Questa scheda ad alte prestazioni, basata sull'ultimo chipset Intel Z68 per CPU Sandy Bridge, è il sogno di ogni appassionato di overclocking. Mostrata in anteprima la scheda madre Danshui Bay. La particolarità è la presenza di un doppio socket, il primo utilizzato dagli attuali Core i7 serie 900, mentre il secondo verrà utilizzato dall'evoluzione degli attuali Sandy Bridge. Questa soluzione, attualmente allo stadio di prototipo, permetterebbe un upgrade verso le future CPU Intel. Presentate anche due nuove schede grafiche, Asus ROG Matrix GTX 580 e la nuova scheda grafica con raffreddamento DirectCU2 e tecnologia Super Alloy Power a 19 fasi. Una scheda dedicata ai videogiocatori più esigenti e agli overclocker, dotata di tasti per l'overclocking e di tasto Safe Mode per ripristinare le impostazioni di default. Il nuovo tool GPU Tweak, sviluppato da Asus, permette di variare le frequenze e monitorare in tempo reale i parametri di funzionamento. Asus ROG Mars 2 è invece basata su due GPU Nvidia GeForce GTX 580 con 3 GB di RAM GDDR5. Un prodotto esclusivo caratterizzato da un design senza compromessi e dedicato a chi cerca il massimo delle prestazioni. Ideale complemento di queste schede grafiche è VG278 3D, il nuovo monitor Asus ROG con diagonale di 27 pollici e retroilluminazione a LED. È stato creato per offrire ai videogiocatori il massimo grado di immersione attraverso il supporto al 3D stereoscopico via HDMI 1.4 e tramite kit con occhialini. E per finire, la serie ROG si apre agli accessori. Al debutto le cuffie con microfono Asus ROG Vulcan ANC, che sono state progettate per gli appassionati di videogiochi e sono perfette quando si gioca in ambienti rumorosi, ad esempio tornei e LAN party. La tecnologia Active Noise Cancelling permette infatti di isolare il giocatore dai rumori esterni e allo stesso tempo fa sì che solo la sua voce venga catturata dal microfono.